Confermare l'identità del titolare di una PEC è essenziale per adeguare la casella allo standard europeo. È possibile eseguire l'operazione da uno dei seguenti punti di accesso: Webmail, Area Clienti PEC, Gestione Account e App PEC. In questa guida vedremo l'operazione da Webmail. Quindi, dopo aver effettuato l'accesso, clicca il pulsante Conferma identità in questo banner azzurro. In alternativa puoi cliccare il menu utente in alto a destra, troverai lo stesso pulsante. Si apre questo pannello, dedicato al riconoscimento. L'operazione è semplice ed il pannello ti guiderà in ogni passaggio. Dopo aver visualizzato i dati del titolare, se non corrispondono a te o vuoi cedere una o più caselle ad un altro soggetto, puoi cliccare Modifica del titolare. Se invece coincidono esattamente con i tuoi, puoi cliccare Prosegui per cominciare il tuo riconoscimento. Se stai guardando questo video, significa che hai a disposizione una carta di identità elettronica, non è così? Scegli la guida relativa al metodo di riconoscimento che hai. Ci siamo! Per scegliere una carta d'identità elettronica, basta cliccare sotto il box di Speed sul link Altri metodi per confermare l'identità e selezionare Carta identità elettronica. Clicca Prosegui. Nello step Accettazione documenti, leggi e accetta il modulo di richiesta. Occorre arrivare fino in fondo. Spunta le caselle relative all'accettazione delle condizioni contrattuali e clicca Prosegui. Il pannello ti mostra un riepilogo di quello che ti serve per il riconoscimento. Scarica l'app CEID dalla schermata e assicurati di avere a portata di mano un cellulare o un tablet con interfaccia NFC attiva. In alternativa puoi usare un lettore da tavolo NFC, RFID e il software che puoi scaricare sempre da questa schermata. Prima di cliccare Prosegui, puoi consultare i video correlati a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per l'utilizzo della carta d'identità elettronica e del software. Se il riconoscimento va a buon fine, il sistema ti notifica che l'identità è stata confermata. In caso di persone giuridiche, cioè aziende, enti, pubbliche amministrazioni, dovrai attendere l'esito della verifica dei poteri di rappresentanza prima di ricevere la conferma dell'identità. Se non lo hai già fatto, ricordati di attivare la verifica in due passaggi. Solo dopo aver completato entrambe le procedure, la tua casella PEC sarà adeguata alla normativa europea.